Il derby della Madonnina. Il derby è più di una semplice partita. Il derby è amore, passione per la maglia, onorarla fino all'ultimo minuto. Il derby esiste da più di 100 anni. La prima si giocò in Svizzera ed è sempre stato sinonimo di spettacolo. Partite che sono passate alla storia per vittorie larghe, altre per pareggi di 2-2, 3-3. Nel derby gol è la parola d'ordine. Risultati inaspettati con gol all'ultimo secondo che hanno fatto impazzire il pubblico. Ogni anno milioni di persone guardano questa partita. Il derby è paura, ansia, tensione, ma anche gioia e felicità. Il derby è la partita più importante della stagione. Mette contro due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano. È Inter contro Milan. Candreva, andiamo a tiro. Candreva! Il pareggio dell'Inter! Il gol di Candreva! 1-1! Tutto da rifare per i rossoneri! E quello di Candreva è un gol splendido che porta il punteggio in parità e lo rimette assolutamente in bilico. Controllo e poi fanno giocare questo pallone lungolinea Suso, buono il tocco per Bacca, la posizione regolare, in mezzo i due giocatori del Milan, Suso e Bacca, occhio a Suso, Suso, Suso! 2-1 Milan, ancora lo spagnolo, ancora Suso, riporta il Milan in avanti, doppietta nel derby. Occhio al cross, c'è anche Andanovic, colpo di testa e palla in rete, il gol di Perisic, è 2-2, a un minuto dal termine, l'Inter la pareggia, il gol di Perisic per il 2-2, esplode la San Siro nerazzurra, la gioia di Pioli, è 2-2, In ogni derby non c'è la favorita, la vittoria non è mai scontata, ma potrebbe ribaltare la stagione. Nel derby hanno giocato autentici fenomeni, come Van Basten, Ronaldo, Maldini, Zanetti e Zlatan Ibrahimovic. Riapre tutto in questo finale. Romagnoli arrivando dalle retrovie. Trova la deviazione vincente. Il corner dentro, il colpo di testa, Zapata, Zapata, dovrebbe essere gol, è gol, Zapata, lo dice la Golden Technology, al 97esimo, il Milan. Nel derby lo spettacolo non è solo sul campo, ma anche sugli spalti, sulle due curve, una rivalità antica ma spettacolare, è una sfida alla coreografia più bella. Coreografie che rievocano grandi vittorie nel passato, con fumogeni, luci e striscioni immensi, coreografie da brividi, clima incandescente. Questo derby sarà una partita speciale, sarà il derby per la Champions. L'Inter viene da 6 vittorie consecutive, di cui 2 contro Tottenham e PSV. Il Milan ha rialzato la testa e si presenta al derby con 2 vittorie consecutive in campionato e in Europa League. Il Milan è l'unica squadra ad aver subito in tutte le partite di campionato almeno un gol, ma il suo gioco è più spettacolare dei cugini interisti. L'Inter si affida ad una difesa solida, già 3 partite senza subire gol, e ad un Icardi che ha finalmente ingranato la settima. Ci sono duelli in ogni parte del campo, partendo dalla porta, è Handanovic contro Donnarumma, che a 19 anni ha già collezionato 100 presenze in Serie A. In difesa è Romagnoli, capitano del Milan, contro Skriniar. A centrocampo non si poteva non citare Bonaventura, Jack di cuori, contro Nainggolan, autentico trascinatore degli uomini di Spalletti. Sulla fascia Suso, fresco di convocazione nazionale, contro il vice campione del mondo, Ivan Perisic. In attacco poi c'è il duello tra due veri bomber, è Icardi, capocannoniere della Serie A l'anno scorso e capitano dei Nerazzurri, contro Higuaín. Sarà il primo derby per lui, ma ha già i piedi caldi ed è pronto a far impazzire la Sud a suon di gol. Sarà il derby numero 169. Nel derby nulla è impossibile, perché il derby è sempre il derby. Un po' di testa di Skriniar ed è calcio di rigore. È calcio di rigore per l'Inter. Rincorsa di Icardi, calcia col destro, vai Icardi, il gol del 3-2, passa in vantaggio l'Inter per la terza volta in questa partita, al 90esimo, il gol di Mauro Icardi.